che richiamino, che richiamano minuziosamente l'eleganza che chiedere a peggio. Quindi rassicuriamo tutti che era tabacco, era tabacco da fiuto, non ottimo nocivo. Tabacco da fiuto. Nel Settecento veniva da Manila. Il miglior tabacco veniva da Manila, no? Da qui nascono Manton de Manila, che erano questi grandi teli che arrivavano da Manila pieni di tabacco e le spedivano in Spagna. In Spagna venivano le signore che lavoravano ai sigari e le sigarette e costruivano, ricamavano questi teli che erano così belli di seta e da lì nasce Manton de Manila. In Spagna lo scialle si chiama Manton de Manila, manto di Manila. Quindi le operaie del tabacco per poter arrotondare a fine mese non facevano altro che cucire, ricamare questi manti che venivano da Manila, che erano i contenitori delle foglie di tabacco che arrivavano in Spagna. Ottimo e complimenti per l'idea. Grazie, sempre a lei professore, grazie mille della vostra attenzione.